Cantierizzazione del COMI è un punto di partenza, 8 mesi di lavoro per l'edificio storico tradizionale, ma ci sono tutta una serie di progetti che ruotano intorno all'istituto. Intanto, brevemente, raccontiamo la piccola storia del COMI, perché noi arriviamo oggi con i fondi del 2009. Arriviamo oggi, sì, con i fondi del 2009. Il COMI è la prima scuola che trova cantierizzazione qui nella città di Teramo con un intervento complessivo di miglioramento sismico. Il COMI, la storia del COMI di questo cantiere inizia nel 2009, appunto dopo l'inagibilità a seguito del sisma aquilano, e trova purtroppo cantierizzazione solo oggi per una serie di vicissitudini. Innanzitutto c'è da dire che il finanziamento è stato concesso solo nel 2013. Arriviamo ad oggi perché purtroppo, come tutti sappiamo, nel 2016 poi c'è stato il secondo sisma importante per la nostra provincia, che ha comportato tutta una serie di lungaggini e di riaccertamenti sulla validità del progetto che era stato predisposto in funzione anche dei nuovi danni subiti. Per fortuna oggi ci troviamo qui ad aprire questo cantiere che porterà il COMI, questa sede, la sede storica, ad un grado di miglioramento sismico importante. Parliamo di un indice che supererà lo 0,85, quindi ben al di sopra di molti edifici scolastici anche di recente costruzione, e potrà essere il primo tassello per quello che abbiamo chiamato programma di redistribuzione, appunto, delle istituzioni scolastiche su Teramo. Avere questa scuola finalmente aperta, speriamo nel più breve tempo possibile, ci permetterà di fare tanti ragionamenti sulla redistribuzione delle altre scuole. Adesso c'è anche un finanziamento per la parte cosiddetta nuova, la seconda parte, che oggi ospita la succursale dello scientifico. A quanto ammonta il finanziamento e cosa faremo lì? Il finanziamento sulla succursale, dove trovano sede anche diverse associazioni, ammonta a 2,8 milioni. È un finanziamento concesso alla provincia dall'USR del sisma 2016 e ci permetterà di mettere in piedi un primo polo scolastico vero, messo a norma secondo gli standard della legge sismica. I tempi? I tempi per questo edificio, come d'appalto, sono 240 giorni, cercheremo di concludere nel più breve tempo possibile, anche in accordo con la ditta, cercando di limare qualche giorno, perché poi dovranno essere fatti altri interventi secondari per poterlo riconsegnare all'utilizzo scolastico. C'è una grande attenzione perché si tratta di una scuola storica che è praticamente dentro il cuore della città e che potrà rappresentare una grande risorsa, appunto, per le pianificazioni future. La riapertura della sede storica del COMI permetterà sicuramente di riportare studenti al centro di Teramo. Riportare studenti al centro di Teramo vorrà dire dare ulteriore vita ad un centro storico che ha subito le ferite del terremoto, un centro storico che in questi giorni ci lascia i numeri del 2017, i numeri degli abbandoni purtroppo della città di Teramo, e che potrà trovare anche nuova linfa con una nuova scuola qui al centro.